Noi riapriamo la nostra pagina culturale. Il padre mai conosciuto, l'ultimo libro di Veltroni, diventato uno spettacolo teatrale, arriva a Milano al Franco Parenti. I negozi sono chiusi, la famiglia è partita per le vacanze, la casa è vuota di ogni cosa. È un giorno d'estate, la città è vuota, un uomo di 60 anni si ritrova da solo in casa e pensa al padre che non ha mai conosciuto, morto di leucemia a 37 anni quando lui di anni ne aveva appena uno. E quel padre, giovane e impeccabilmente vestito anni 50, magicamente compare nella stanza e tra i due uomini inizia un dialogo appassionato. È lo spettacolo teatrale, rigorosamente autobiografico, che Veltroni ha tratto dal suo libro Ciao. Nel libro noi due ci raccontiamo le nostre vite, ci diciamo quello che non ci siamo mai potuto dire e la struttura di dialogo era perfetta per uno spettacolo teatrale, poi i due attori sono talmente bravi che hanno arricchito. Sul palcoscenico Massimo Ghini e Walter Veltroni, Francesco Bonomo, il padre Vittorio, radiocronista dell'EIA, primo direttore del telegiornale della RAI. Noi eravamo felici, sì, eravamo giovani e felici. Com'era giovane e felice l'Italia? Nel loro dialogo le vicende private si intrecciano strettamente alla storia italiana di cui entrambi sono stati diversamente osservatori privilegiati. Ciao, con la regia di Piero Maccarinelli, sarà al Franco Parenti di Milano fino al 30 aprile.